Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Bentornati da Carlo Intini. Ucraini e russi intensificano le operazioni offensive nel tentativo di guadagnare posizioni strategiche utili prima dell'arrivo delle piogge autunnali. L'esercito di Kiev ha fatto registrare dei progressi nel saliente sud, quello di Zaporizhia. Dopo Robotine, le forze ucraine hanno puntato ad est verso il villaggio di Vierbove. Gli ultimi filmati geolocalizzati mostrano come gli ucraini sono a ridosso di una zona industriale nella periferia occidentale della città. Sotto il fuoco costante dell'artiglieria russa, i 4 km di strada che portano dalla base di partenza di Novodanilivka alla prima linea sono un cimitero di mezzi corazzati distrutti. Gli ucraini sarebbero arrivati a ridosso del centro abitato grazie ad una trincea nascosta tra i campi. A fare il punto della situazione è il comandante del gruppo militare ucraino di Tavrisk, generale Oleksandr Tarnaskij. Ci saranno buone notizie in direzione di Zaporizhia. Stiamo avanzando. Il 26 settembre almeno 4 compagnie ucraine con un numero significativo di veicoli blindati hanno preso d'assalto le posizioni russe lungo la linea. La nebbia di guerra è calata in questa delicata fase del conflitto sul fronte di Zaporizhia. I filmati di droni ucraini e russi in azione vengono diffusi a distanza di giorni per evitare di dare punti di riferimento e geolocalizzazione al nemico. Lo stesso vale per i blogger di guerra, come sottolinea il think tank Institute for the Study of War, secondo il quale i russi sono notevolmente meno propensi a riferire nei dettagli l'attività di Mosca su questa linea del fronte. Si combatte anche nel Donbass in direzione di Bakhmut. Situazione bloccata a sud, dove gli ucraini, dopo la conquista dei villaggi di Andriivka e Klishivka, si trovano ora a 9 km dalla ex roccaforte di Kiev nel Donetsk. Dal nord, oltre Bakhmut, invece, arrivano voci contrastanti sul controllo del piccolo villaggio di Orikova-Vasilivka. I russi hanno pubblicato un video che mostra soldati della 106esima divisione sventolare in paese una bandiera russa. Sul ritorno in campo della compagnia di mercenari Wagner, attiva nella zona di Bakhmut, è intervenuto il portavoce del fronte orientale delle forze armate ucraine, Ilya Yevlash. Il loro ritorno risponde non solo alla necessità di occupare posizioni rilevanti, ma anche di spauracchio, poiché i mercenari sono noti per la loro azione punitiva contro coloro che combattono dalla parte ucraina, forse un elemento per distogliere l'attenzione dai fallimenti di Klishivka. Accesi scontri si registrano anche nell'Ucraina nord-orientale, in prossimità di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, dove si complica la situazione per gli ucraini. Dopo massicci attacchi missilistici, i russi hanno fatto saltare il ponte di Sienkove, rendendo complessi i rifornimenti per le truppe di Kiev. Pressati dai russi da est, gli ucraini devono fare i conti con una barriera naturale, il fiume Oxil, ad ovest. Non è un caso che i russi abbiano lanciato una controffensiva da Petropavlivka in direzione del ponte di Borova, ultimo passaggio utile per le forze di Kiev che rischiano di essere tagliate fuori dalle linee di rifornimento. E per ora è tutto. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.